Che della rinascita un palio dell'affermazione, bravo. Dietro quel nervo alzato con veemenza, poco prima di sentire lo scoppio del mortaretto, c'è tutta la voglia di prendersi il palcoscenico di Piazza del Campo. Adesso, per Carlo Sanna, arrivata al terzo successo sul tufo senese, inizia un'altra storia. Aveva vinto anche lo scorso agosto, nell'Oca, ma caduto alla prima curva di San Martino, era stato uno spettatore della progressione di Zio Frac. In questa occasione il protagonista è lui, ancora una volta nell'Onda, dove aveva colto nell'agosto 2017 la prima affermazione paliesca. Brigante, il suo soprannome, lo ha fatto tenendo dietro il più forte di tutti in questo momento, Tittia, che correva nell'Oca. Prima lo ha sorpassato, capendo di avere una grande occasione. Al primo giro. Il mio girava benissimo e non perdeva un passo. Poi ha condotto Tabacco, già montato nel luglio 2022 e sempre nell'Onda, in maniera magistrale negli ultimi due giri. Un cavallo affidabilissimo che io conosco benissimo, penso che ero la copiata migliore perché è un cavallo che è già rimontato al palio proprio. Un bel vantaggio. D'altronde, in un palio che passerà agli annali per il doppio rinvio per il maltempo e per una situazione che in quattro secoli di storia non si era mai verificata, i punti di riferimento contano. Stava molto bene, molto meglio del 2022 quando era venuto un'altra volta e lo ha dimostrato. Una stalla che ha lavorato in maniera meravigliosa. Cavallo è cresciuto giorno dopo giorno. Se in Malborghetto i festeggiamenti sono appena iniziati, la città si interroga sul mossiere Bartolo Ambrosione. Il suo operato ha deluso e lui stesso ha ammesso i propri errori.